Sono giorni di incertezza alla Buitoni di Sansepolcro relativamente al futuro occupazionale dei lavoratori dell'indotto, i 71 operai addetti al settore movimentazione merci della cooperativa Logistica Lavoro, che dal 1 gennaio 2009 avranno come riferimento la società MP Service, già all'opera in due altri stabilimenti della TMT Group, la Corticella di Bologna e la Pezzullo di Eboli, e della quale società la Newlat SPA ha accolto l'offerta di appalto in base ad una scelta sui requisiti di qualità del servizio e condizioni di offerta, andando così la MP Service a sostituire la Coenne Autotrasporti SPA di Madone di Bergamo, che dal 2006 si era aggiudicata l'appalto della logistica con la proprietà Nestlé. La nuova proprietà dello stabilimento Biturgenze, subentrata dallo scorso 1 settembre, ha richiesto ieri alla Coenne tutte le informazioni utili per permettere alla società subentrante la prosecuzione dell'attività, in particolare i dati utili relativi al personale impiegato, onde consentire le necessarie valutazioni del caso. I 71 lavoratori della cooperativa verranno tutti riconfermati. Tutto dipenderà dal mercato, cioè dai volumi di prodotto e dai conseguenti movimenti di carico e scarico che si genereranno pagando la Newlat, come si apprende da notizie stampa, 1 euro a tonnellata. La FILT, la Federazione Lavoratori dei Trasporti della CGIL Aretina, si è mossa a sua volta, inviando una lettera alla Newlat con la richiesta di rapida attivazione di un tavolo di confronto, peraltro già richiesto con un comunicato dello scorso 6 dicembre, mentre i lavoratori in servizio presso il cantiere di Sansepolcro dichiarano lo stato di agitazione e se entro il 22 dicembre non sarà avviato il tavolo di confronto, si asterranno dal lavoro con la modalità che sarà opportunamente comunicata. Le segreterie si sono rese disponibili ad avviare un primo confronto già in occasione dell'incontro di ieri della società con i rappresentanti sindacali del settore agroalimentare presso lo stabilimento Buitoni di Sansepolcro. Sul fronte politico, invece, Rifondazione Comunista di Sansepolcro aderisce allo stato di agitazione proclamato dai lavoratori, con una nota che si aggiunge a quella emessa nei giorni scorsi, con cui si rinnova l'appello all'unità dei lavoratori, sia interni che indotti, delle sigle sindacali e delle amministrazioni di vallata, per affrontare con la massima comunione di intenti un passaggio che riguarda direttamente decine di persone e famiglie e indirettamente colpisce l'intera realtà territoriale, mentre l'obiettivo per il PRC Biturgenze deve essere quello della conservazione di tutti i posti di lavoro e delle attuali condizioni contrattuali. Anche l'amministrazione comunale di Sansepolcro si è mossa. Il sindaco Franco Polchi, infatti, ha contattato sia i responsabili della cooperativa che la proprietà dell'azienda. Intendiamo entrare in possesso di notizie certe per avere un quadro della situazione rispondente alla massima realtà e per questo è nostra intenzione avviare una serie di incontri nei prossimi giorni sia con le forze sindacali sia con la proprietà, in modo da chiarire l'intero quadro della situazione.